Nei raduni, nei meeting, nelle strade e nelle piazze, nel 1968 risuonano delle canzoni di pace, di richiesta di uguaglianza, di solidarietà. Ebbene, queste canzoni e queste musiche vengono da Berlino Est e il cantautore si chiama Wolf Biermann. Die kalten Frauen, die mich streicheln. Die falschen Freunde, die mir schmeicheln, die scharf sind auf die scharfen Sachen und selber in die Hosen machen. In dieser durchgerissenen Stadt, die hab ich satt. Alle spalle dell'esperienza di Biermann c'è una storia sofferta, una storia dolorosa. Suo padre era stato un operaio antinazista comunista di Amburgo, era stato imprigionato ed era finito a Dachau, dove era morto. Ebbene, Biermann, che nasce nella Germania Ovest, decise di trasferirsi all'Est. Lei, Biermann, a suo tempo, cioè nel 53, ha abbandonato di sua volontà la Germania occidentale per trasferirsi in quella orientale. Perché questa sua scelta? Natürlich bin ich freiwillig gekommen. Certo che sono andato volontariamente, e in un periodo in cui molte migliaia di persone emigravano dalla Germania occidentale a quella orientale. Per me non è stato un caso. Provengo da una famiglia di lavoratori di Amburgo, ho avuto un'educazione comunista, abbiamo lottato contro il nazismo e abbiamo pagato con la vita. E quindi è logico che volessi andare nella mia patria, dove è in corso un prezioso tentativo di costruire una nuova società. All'Est comincia a frequentare l'università e addirittura, come dire, diventa un personaggio molto noto del teatro fondato da Bertolt Brecht. I suoi testi sono brechtiani, sono ironici, sono caustici. Die Lehrer, die Rekrutenschinder, sie brechen schon das Kreuz der Kinder, sie pressen unter allen Fahnen die idealen Untertanen, gehorsam, fleißig, geistig, matt, satt. Ebbene, in questi dischi che circolano tra i giovani quasi clandestinamente, ma comunque queste canzoni sono molto ascoltate e molto sentite, a volte ci sono delle registrazioni imperfette, c'è quasi un sottofondo dello sferragliare di un tram che passa. Che cosa succede? Di che cosa si tratta? Biermann è un cantautore che non è gradito alle autorità di Berlino Est. E perché poi ha assunto questo atteggiamento negativo nei riguardi della Germania orientale? Perché non è un governo comunista. E qua per circa 11 anni viene costretto a risiedere nel suo appartamento, dove registra queste sue canzoni, questi suoi testi e queste sue musiche con degli apparecchi un po' rudimentali che non riescono a cancellare i rumori esterni. Manche sich Fäuste ballen in der tiefen Manteltasche, kalte Kippen auf den Lippen und in den Herzen Asche. Wartest du auf bessere Zeiten? Wartest du mit deinem Mut gleich dem Tor, der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen? I testi, sia le poesie scritte, queste poesie e musica che fanno di Biermann uno degli esponenti più importanti della musica e anche della lirica del Novecento, vengono mandati quasi clandestinamente dalla Germania Est alla Germania Ovest e i giovani imparano ad apprezzarli. E mi ha fatto piacere, arrivando qui, trovare una mia poesia tradotta su un vostro grande giornale. Vorrei leggerne un brano. Si intitola Canto per i miei compagni. In einer großen Zeitung. Nachlesen können in Italien. Ora canto per tutti i miei compagni la canzone della tradita rivoluzione. Per i miei compagni traditi canto e canto per i miei compagni traditori. In tenace umiltà io canto la rivolta. Noch auch für meine Genossen verrät. Ebbene, quando cadrà il muro
di Berlino, finalmente ritorna a Berlino Est e finalmente può cantare in pubblico davanti a un pubblico di migliaia di persone che sono arrivate per applaudirlo.